poesie scritte prima della pandemia, diciamo in un periodo che, pur triste, sempre un po' in periodi così difficili, rappresentava ancora un periodo di normalità, cioè si viveva, si lavorava, le solite cose. Poi la seconda parte, il periodo durante, poesie scritte durante la pandemia. Perché in quel periodo, diciamo, tutti abbiamo avuto modo, anche chi non conosceva il proprio talento, ha avuto la possibilità, restando in silenzio, in solitudine, di riconoscersi in un talento. Quindi in quel periodo ho scritto molto, ho scritto tante poesie, e fanno parte della seconda sezione. E infine la terza parte, dopo il Covid, cosa ci salverà, cosa ci potrà salvare? L'amore, la gratitudine, la riconoscenza al Signore che ci ha salvati, la gratitudine a chi ha trovato le cure, a chi ha fatto assistenza come me, perché io sono una dipendente della ASL di Chieti e da 23 anni lavoro in una clinica, quindi ho vissuto direttamente questo dramma. Per cui io veramente posso dire oggi, in questi talenti abruzzesi, di rivedermi un po' nella gentilezza. Per la poesia, io la metterei addirittura a scuola come educazione civica, l'insegnamento proprio della poesia. E la forza, perché ho avuto il coraggio anche di mettermi a nudo davanti a persone a raccontare, perché le poesie parlano della nostra vita. E infine anche l'ultimo talento, ma ho perso il filo. La gratitudine perché comunque dopo questo Covid, dopo questo scempio all'umanità, abbiamo avuto anche persone tipo noi, del personale medico sanitario, che abbiamo aiutato tante persone a uscire proprio dalla malattia fisica e accompagnarla verso un cammino di guarigione. Questo è il senso. Poi vorrei invitare la mia voce, perché io magari scrivo ma non so tanto leggere, per la lettura di alcune poesie.